La riapertura della grotta Buco del Piombo non è soltanto un momento di festa per tutti gli arbiesi, è anche un grosso appuntamento di carattere speleologico e sicuramente persona migliore per poterne parlare come Marco Boman non c'è. Presidente dello Speleo Club Erba, conosce come le sue tasche, possiamo dirlo, il Buco del Piombo e tutto l'insieme del sistema speleo della zona. Il significato dal punto di vista di uno speleologo di questa giornata? Ma questa giornata è importantissima, bisogna dare atto all'amministrazione comunale di essere riuscita a ridare al pubblico e alla gente di Erba e all'umanità intera un luogo che non era possibile mantenere ancora chiuso. Il Buco del Piombo appartiene a tutti, perciò questa giornata è importantissima proprio dal punto di vista che tutta la gente di Erba e chiunque possa visitare la grotta, l'accesso adesso è libero. Prima si aveva molta difficoltà ad entrare. Come potranno entrarci gli erbesi? Tutti quanti avranno l'intenzione di salire fino alla grotta? Allora, noi abbiamo organizzato come gruppo speleologico di Erba, abbiamo organizzato le entrate accompagnando proprio gruppo per gruppo. Chiaramente per noi è stato un grosso impegno proprio organizzativo, in gruppo non è che siamo in tanti, siamo 15-16, cioè al mese d'agosto abbiamo tenuto aperto tutti i giorni e l'impegno è stato notevole, però l'abbiamo fatto con molto, molto volentieri, diciamo, questa attività. La gente tra l'altro ha risposto bene, nel mese di agosto e settembre se non sbaglio almeno 5.000 persone sono voluti entrare alla grotta. Ecco, infatti la nostra grande soddisfazione è stata proprio questa, vedere una risposta eccezionale della gente. E praticamente queste 5.000 persone e più che sono tutte entrate accompagnate da una guida. Prima al Buco del Piombo si entrava senza accompagnamento, noi abbiamo deciso invece di organizzare le entrate proprio dividendo i visitatori in gruppi e accompagnando tutti questi gruppi alla visita della grotta, spiegando chiaramente l'origine della grotta e le notizie principali che dovevano sapere. Per voi addetti ai lavori che cosa significa la grotta? Ecco, che significato ha nel panorama speleologico italiano? Allora, la grotta Buco del Piombo è praticamente il tempio della speleologia lombarda e non solo lombarda. È conosciuta praticamente in tutto il mondo, il Buco del Piombo, per interesse storico che riguarda per la parte esterna del Buco del Piombo, interesse speleologico all'interno e paleontologico, vi sono trovati dei resti di orso delle caverne interessantissimi. Dal lato proprio puramente speleologico c'è ancora tantissimo da esplorare. Ecco, pensiamo che il Buco del Piombo è visitabile per circa 300 metri, ma noi abbiamo scoperto, esplorato gallerie e grotte per oltre 4 chilometri, trovando anche diverse uscite nella lapide del Viceré. E sicuramente ci sono ancora gallerie e cunicoli e sale da scoprire. Quindi questa nuova gestione, chiamiamola comunale, potrà dare beneficio alla vostra ricerca, tutto sommato? Sicuramente, noi qui avremo da lavorare per anni ancora, come esplorazione e come studi, che praticamente sono fermi a 30 anni fa. Riguardo le mura, perciò periodo storico, archeologico, paleontologico, biologico e poi proprio dal lato delle pure esplorazioni. Anche io vorrei poi ringraziare proprio i ragazzi del gruppo speleologico che hanno veramente dato tutto dedicando 2 mesi praticamente ai visitatori di questa grotta. Approfittiamo del fatto che si sta... Vabbè, un fiammifero è andato, ce n'è sempre qualcuno di riserva. Allora, Sindaco, ha parlato di una giornata memorabile per gli erbesi, per la cittadinanza e penso anche per il Buco del Piombo. Credo che la dimostrazione è qui da vedere, tutta quella gente qui, tutti quei cittadini qui, tutti quegli erbesi qui sono su qua perché amano la loro grotta e hanno capito che se la grotta, la loro casa, tornava a loro, era un momento da solennizzare e così hanno fatto. Mi dicono che c'è addirittura la processione che sta salendo da Erba, non so come faremo ad accoglierli tutti. La casa è grande, è accogliente, speriamo che basti ad accoglierli tutti. Senta, lei passerà la storia come sindaco che ha sistemato la faccenda. Capacità, fortuna o cos'altro?
No, io passerò la storia come un rompicoglioni, ma a parte questo, io le passiamo il termine. Vabbè, a parte questo, io credo che abbiamo raccolto il frutto di un lungo lavoro fatto anche dalle passate amministrazioni, questo devo dirle. Abbiamo rimesso in vita un qualche cosa che il personaggio Molteni Giancarlo aveva curato, coccolato per tempo, forse si è innamorato talmente della sua grotta che ne è diventato un amante geloso, la voleva tutta per sé e lì ha sbagliato, non ha capito che questa è la casa degli erbesi e dove è nata la loro città, la loro civiltà, per cui doveva tornare a loro. Io credo che noi abbiamo il merito di aver fortemente, caparbiamente voluto che questo bene tornasse in uso agli erbesi. Senta, 5.000 visitatori in 2 mesi, lei se lo aspettava? Forse così tanti no, ma ero convinto che fosse un'aspettativa di tutta la città e di tutto il comprensorio, di tutta la Lombardia, direi, che questo momento fosse il momento giusto per riappropriare alla nostra civiltà questo bene. E cosa c'è ancora da scoprire all'interno della grotta, secondo lei? C'è tutto, forse non tanto paleontologicamente, perché già gli speleologi hanno fatto un ottimo lavoro, ma archeologicamente c'è da capire che cosa è stata per il nostro passato, che cosa ha significato questo antro, cosa la gente era a suo tempo venuta a fare qui. Non credo che solamente si sia rifugiata, qui ha vissuto, di conseguenza qui ha sofferto, ha lavorato, forse hanno fatto dei figli, non lo so, è questo che vogliamo capire. Che cosa qua dentro è successo nella nostra civiltà passata? La culla della nostra civiltà è l'uomo, bisogna sapere quali sono le sue origini. Qui ci sono le nostre origini. A lei la conclusione. Conclusione molto semplice. Abbiamo ridato questa casa agli erbesi e a tutti quegli uomini che credono nella importanza del sapere quali sono le loro origini, che facciano in maniera di conservarla per il futuro in ordine come l'abbiamo rimessa, trattata bene come si deve trattare una, non un oggetto ma un luogo sacro come questo. Assessore Nava, allora, un grande momento culturale, oltre che speleologico, culturale e civico per la città di Erba, vero? Sì, oggi mi trovate in veste di cerimoniere. Diversi giorni che ci stiamo attivando per fare al meglio questa che abbiamo chiamato la festa del Buco del Piombo, che abbiamo ridato, abbiamo riaperto a tutti i cittadini. Si aspettava questa partecipazione? Sì, 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 perché abbiamo avuto i segni premonitori, abbiamo avuto in certe giornate, in certe domeniche oltre 500 visitatori. Senta, la cultura passa anche attraverso questi momenti che sembrano soltanto l'apparenza di momenti di carattere popolare, ma è vera cultura questa? La cultura è a tutti i gradi, e il popolare è tra i primi senz'altro, è un aspetto che non solo non deve venire dimenticato ma deve venire rivalutato. Poi anche l'occasione per far esibire davanti ad un folto pubblico gruppi erbesi. Sì, gruppi erbesi che conosciamo e che sono molto attivi sul nostro territorio. E ringraziamo per aver accettato il nostro invito e cantare qui in questa che io definisco una cattedrale naturale. No, dal punto di vista tecnico l'apertura del Buco del Piombo non è stata una cosa indifferente, vero? Piero Proserpio ci ha lavorato per diversi mesi e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Ma abbiamo lavorato in 15 giorni, quello che vedete realizzato è stato fatto in 15 giorni perché si voleva aprire per agosto. È stato un lavoro veramente impegnativo perché in 10 giorni fare tutto quello che abbiamo fatto, tu hai detto qualche mese, invece è stato fatto in 10 giorni. E con lo spirito però eravate pronti fin da giugno, no? Ma con lo spirito sì, è qualche anno che siamo pronti per recuperare il Buco del Piombo, però i problemi li sappiamo tutti e all'ultimo momento, prima di andare in ferie, ci hanno chiesto anche questo sacrificio. Quali sono stati i lavori più urgenti? Come avete trovato la grotta? La grotta era in condizioni che per la sicurezza proprio catastrofiche.
da quello che si può vedere, che avete visto salendo, penso di aver fatto un buon lavoro di messa in sicurezza dei vari passaggi, dei gradini. Sono state fatte le messe a terra per eventuali scariche, sono stati fatti i gradini nuovi in modo da poterli rendere accessibili a più persone e è stata tralasciata la parte interna della grotta, quella la faremo poi in futuro.